E do la parola alla dottoressa Dutto. Grazie a voi. Grazie, grazie. E per... allora, grazie, sì. Grazie. Grazie, dottoressa Dutto. Do a lei la parola per questo contributo che presenterà insieme alla professoressa Anna Maria Silvana De Rosa dal titolo Safe and Clean, Dreaming New Normal in Tourism Marketing at the Time of COVID-19. Prego, a lei la parola. Grazie mille, spero che si veda la mia presentazione, che mi sentiate, io adesso mi sposto qui. Eccoci qua, grazie mille per l'introduzione. Andiamo subito al dunque, so che tanto è già stato detto rispetto a tutti i cambiamenti che ha portato il Covid, quindi non starò a introdurre troppo questi aspetti, come si sono modificati i bisogni, i desideri delle persone in seguito a tutto quello che è stato introdotto soprattutto a livello di misure di sicurezza per contenere la diffusione del virus. Andiamo subito al fatto che, focalizzandoci sul settore del turismo, sicuramente è molto importante sottolineare il divieto di viaggiare, come anche il fatto di dover essere confinati nella propria abitazione. Sono stati elementi che hanno portato moltissimi disagi, moltissime paure e nuovi bisogni e desideri. Sicuramente a livello di marketing, di comunicazione, il settore del turismo ha dovuto necessariamente modificare il modo di comunicare proprio per andare incontro a tutti questi nuovi aspetti nascenti e portare in qualche modo, quando poi poteva essere possibile, le persone a viaggiare nuovamente. L'obiettivo della nostra ricerca è, partendo proprio dall'analisi di come, dove, quando le aziende hanno comunicato in Italia, facendo riferimento al periodo temporale che va dal primo lockdown italiano, quindi dal 9 marzo al 18 maggio 2020, fino ai mesi successivi al primo lockdown, fino a novembre 2020. Questi sono questa è la finestra temporale in cui abbiamo raccolto tutti i dati che vengono poi analizzati e presentati in questo studio. L'obiettivo della nostra ricerca era di capire quali strategie innanzitutto sono state implementate a livello comunicativo di marketing, quali di queste sono risultate più efficaci, proprio per andare a individuare dei punti strategici su cui ci si potesse direzionare per avere un impatto concreto ed efficace sul proprio target. Quello che presentiamo oggi unitamente alla professoressa De Rosa, che è anche qui connessa e di cui mi faccio anche portavoce, è in realtà parte di uno studio più ampio che vede coinvolte due fonti principali di dati. Abbiamo raccolto da una parte 103 messaggi pubblicitari che sono stati diffusi nella finestra temporale a cui ho fatto riferimento, quindi durante il primo lockdown e nei mesi subito successivi fino a novembre 2020, da diversi canali che hanno incluso email marketing, social media, stampa e TV, da diversi settori, turismo, mobilità e formazione, educazione. In parallelo abbiamo anche somministrato una survey a 60 soggetti con il focus sul turismo, per andare da una parte a capire quale impatto a livello emotivo e pragmatico questi messaggi potevano produrre sui nostri soggetti e dall'altra capire un po' come si sono modificate le abitudini legate al viaggio dall'arrivo della pandemia rispetto a come era prima. Come c'era scritto nella prima slide iniziale, la pandemia ha proprio segnato un punto di svolta tra un prima e un dopo, e qui vogliamo un po' capire come e cosa si è modificato. Riguardo alla metodologia, abbiamo utilizzato i Ramutech, che è già stato un po' presentato e spiegato, quindi non mi soffermo sugli aspetti più tecnici legati al software. L'abbiamo utilizzato per le analisi lessicali dei messaggi pubblicitari raccolti, che abbiamo preparato e categorizzato innanzitutto standardizzando tutti i messaggi in lingua inglese. Abbiamo poi identificato 9 variabili con i relativi codici, che sono queste che vedete nella slide. Innanzitutto abbiamo identificato il momento in cui il messaggio è stato diffuso, se durante o dopo il lockdown. Faccio riferimento sempre al primo lockdown, ci tengo a specificarlo. Il settore di riferimento, se si trattasse di un'azienda che operava nel settore della mobilità, del turismo o dell'educazione. Nel caso del turismo abbiamo distinto tra portali di prenotazione online oppure hotel.
Abbiamo anche distinto dove operasse l'azienda, se a livello locale, europeo oppure globale, o ancora dove avesse sede. E poi abbiamo anche distinto che cosa contenessero questi messaggi, se vi era una prevalenza di immagini, di testi, se le immagini e i testi si equivalessero oppure se uno dei due non fosse presente all'interno del messaggio in questione. Le immagini, laddove presenti, sono poi state categorizzate in base al contenuto stesso. Se erano presenti soltanto paesaggi, se le persone invece erano presenti, in che modo lo erano? Erano da soli, in famiglia, coppie, anche per capire il tipo di target a cui ci si andava a rivolgere. E un fattore molto importante che vedremo poi in alcuni esempi che mostriamo nelle prossime slide, le persone indossavano la mascherina oppure no? Questo è un aspetto anche da tenere in considerazione in questo contesto. Al termine della categorizzazione abbiamo quindi preparato tutti i messaggi pubblicitari per le analisi con il software Iramutech, per analisi di tipo lessicale. Invece abbiamo utilizzato Excel per le analisi statistiche e descrittive. E infine abbiamo analizzato le emozioni provocate, evocate dai messaggi pubblicitari che abbiamo presentato grazie a un indice di polarità per determinare il livello di emozioni positive e negative associate ai messaggi. Partendo subito dalla cluster analysis effettuata con il software Iramutech, sono emerse 5 classi principali. Noi ci soffermeremo sulle prime 4, poiché la quinta, come anticipato prima, rientra più, si focalizza di più sul settore della formazione, quindi esula dall'oggetto del giorno. E il primo cluster riguarda le misure di sicurezza. Avvicinandoci alla fine del lockdown, quindi iniziando a prendere in considerazione la possibilità di tornare a viaggiare, i messaggi si sono focalizzati sulle misure di sicurezza e di prevenzione adottate proprio per rispondere a quella paura di contagio e di insicurezza, di incertezza di quello che avrebbero trovato le persone e allo stesso tempo quindi il bisogno di essere rassicurati per poter ripartire in serenità se possibile. Un esempio è proprio questo messaggio di Ryanair in cui sia attraverso i testi che attraverso le immagini le misure di sicurezza adottate erano molto, molto comunicate e le persone, come potete vedere, indossavano sempre la mascherina. Il secondo cluster riguarda invece la personalizzazione dei messaggi. Questo riguarda un aspetto legato soprattutto al lockdown e a quel senso di solitudine, di anche abbandono che possono aver provato e possiamo aver provato durante il confinamento all'interno delle nostre abitazioni e la necessità sempre più forte di sentirsi parte di una comunità, di non sentirsi abbandonati, ma di essere quindi di avere dei messaggi più personalizzati rivolti alla nostra persona, potevano comunicare proprio quel messaggio di rispondere alla necessità di vicinanza e di far parte proprio di una community, di non essere abbandonati a noi stessi. Questo è un esempio su cui andiamo più veloci per questioni di tempo. Il terzo cluster l'abbiamo chiamato Tourism Dream, poiché durante il lockdown, non potendo viaggiare, le aziende hanno comunicato prevalentemente messaggi di positività, di ottimismo, di speranza. E l'obiettivo era proprio quello di far viaggiare le persone nell'unico modo possibile, attraverso quindi l'immaginazione. E vado veloce, il quarto cluster riguarda un altro aspetto molto molto importante che è tutto il tema della flessibilità. Sempre di più per incoraggiare le persone a viaggiare era importante ed è importante tuttora continuare a comunicare la possibilità di modificare o cancellare le prenotazioni gratuitamente. Questo sicuramente risponde anche a quella paura, quell'incertezza che accompagna una prenotazione, un viaggio ancora oggi. E qui ci sono degli esempi con tutti gli sconti e le offerte che venivano e che vengono ancora proposte. Per quanto riguarda invece i risultati emersi dalla survey in cui abbiamo indagato, come anticipato, un po' le abitudini, come si sono modificate le abitudini legate al viaggio, abbiamo visto che dopo il lockdown le persone hanno modificato le motivazioni legate al viaggiare. Quindi mentre prima dell'arrivo del Covid, prima del lockdown, si viaggiava soprattutto per il tempo libero, per piacere, per andare in vacanza, dopo il lockdown si sono modificate drasticamente. Subito dopo il primo lockdown italiano, la necessità, il desiderio di
ricongiungersi con i propri cari ha preso un po' il sopravvento su tutto l'altro aspetto di piacere. Inoltre, un altro cambiamento riguarda i mezzi di trasporto. Mentre prima del lockdown il mezzo più utilizzato era l'aereo, dopo il lockdown le persone hanno preferito utilizzare un mezzo di proprietà, una macchina per esempio. E in questo senso un altro aspetto è proprio legato al turismo di prossimità, di cui già si è discusso, che è diventato molto molto importante. Riguardo all'impatto che questi messaggi hanno avuto, il messaggio che è risultato più efficace comprendeva un mix di elementi. Da una parte stimolare il desiderio di viaggiare, l'immaginazione, paesaggi sognanti, come potete vedere nella parte sinistra di questo messaggio, e dall'altra parte però informare allo stesso tempo rispetto a tutte le misure di sicurezza prese. Quindi un mix di elementi informativi e di sogno. Per quanto riguarda invece l'impatto emotivo dei messaggi, il messaggio che ha provocato emozioni più positive era un messaggio diffuso da Booking.com, che vedete qui a sinistra, in cui si faceva riferimento soltanto all'ottimismo, alla speranza per il futuro. Erano presenti soltanto immagini con paesaggi, senza persone, e lo stimolare all'immaginare, al viaggiare nuovamente era preponderante in questo messaggio, quindi il risultato è essere associato a emozioni più positive. In conclusione abbiamo visto come per avere successo, per essere efficaci a livello di comunicazione, di marketing, sicuramente all'interno del settore turistico è importante comprendere i bisogni, come si sono modificati, le nuove paure, le nuove necessità del target a cui ci si rivolge. Quindi abbiamo detto la paura di contagio, la paura di incertezza. È importante dunque comunicare in modo puntuale tutte le misure di sicurezza prese, ma anche la possibilità di modificare la propria prenotazione, la flessibilità è un aspetto che va a rispondere a questi bisogni. E infine poi, per essere di impatto, per avere efficacia, il messaggio dovrebbe contenere un mix bilanciato di questi elementi, non troppe informazioni ma anche dei messaggi, delle immagini piacevoli per stimolare anche l'immaginazione e proprio far ripartire il piacere di viaggiare, non solo pensare alla paura, all'incertezza, ma essere rassicurati e se possibile ripartire in serenità. Ultimo aspetto è legato sempre di più alla personalizzazione dei messaggi, con offerte e sconti specifici per rispondere ancora a quel bisogno di vicinanza e di comunità, di senso di appartenenza che continua ad essere predominante sempre di più. E con questo sono arrivata al termine del mio intervento e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie mille, dottoressa Dutto. Professoressa De Rosa, siamo in molto ritardo. Lo so, io infatti, peraltro abbiamo un altro meeting, io vorrei soltanto a parte fare i complimenti a Maria Dutto, che è stata sicuramente molto più brava di me anche nella gestione dei tempi, anche se ha sorvolato troppo sulle immagini, che sono significativa, ma volevo soltanto dire, visto che con questa presentazione è un po' un flashback all'anno scorso, mentre quella molto interessante presentata da Renata Metastasio con Elena Bocci e la Piccherri, diciamo ci porta molto più nell'attualità. Io mi sono molto interrogata su questo aspetto di quanto della circostanza temporale di questa esplosione di ricerche che c'è stato già lo scorso anno con tantissimi network che si sono creati, ma sono anche convinta che i dati storici raccolti in un determinato periodo sono in effetti ancora utili nel futuro per gli studi longitudinali che sempre più serviranno. Perché è un fenomeno talmente ancora in cambiamento che diciamo credo che anche questi studi, che ormai sembrano datati, appartenere al passato, servono come ancoraggio per lo studio longitudinale. Era l'unica cosa che volevo dire, oltre a congratularmi con Maria Dutta. Assolutamente, grazie. No, una riflessione fondamentale che ancora una volta viene sottolineata dall'intervento appena ascoltato, è proprio questa dimensione del turismo di prossimità. E invece il mio interrogativo è proprio l'idea di cercare di capire se noi possiamo ritrovare una dimensione di prossimità all'interno di una globalità, ovvero se noi possiamo
recuperare quel fenomeno local che andava di moda un po' di anni fa. E quindi con questo